principessa, non è così difficile, su. Devi solo puntare il centro. Tac. Ha ragione. Chiudi un occhio, mantieni la mano ferma e tiri. No, preferisco di no, non ce la faccio. Sento che sarà un disastro e non mi piace, mi imbarazzo, non voglio. Ve l'ho detto, non insistete. Molto bene, ok, la situazione sta diventando abbastanza noiosa. Volete qualcosa da bere? Sì. Sì, buona idea. Nini, tira, tira, dai, tira. Por favor. Va bene, se me lo chiedete così. Mi scusi. Oh, mi scusi tanto, signorina Selina, non l'ho fatta apposta. Hanno insistito così tanto perché lanciassi la freccetta. Lo sapevo, non dovevo, mi perdoni. Le porto... Non voglio niente, non toccarmi e non avvicinarti. Se vuoi fare qualcosa di utile, cerca un po' di caviale. Ai! Ok, compromesso. Signor Parker, questa ragazza è incredibile. Attenta, dolce, amorevole. Ha un cuore d'oro. Beh, adesso non esageriamo. Sicuramente la ragazza ha buone intenzioni, ma è un po' maldestra, come avrei potuto notare. È una povera ragazza, io la definirei una sempliciotta. È come una squadra che non ha tutti i giocatori, le manca la lucidità. In poche parole, è un disastro, Cesare. Sarà, ma io non sono d'accordo. Ma che ti è preso? Come ti è venuto in mente di dire quelle cose? Scusa, perché non è quello che pensi anche tu? Non lo vado di certo a dire al vice cancelliere. Ho trovato dei cioccolatini, ci aiuteranno a calmare i nervi. Chi li vuole li mangia e chi non li vuole non li mangia. Prenda, signorina Selina. Oh, grazie, principessa. E il caviale che ti ho chiesto? Ah, adesso lo vado a prendere, mi scusi.